E in arrivo l'Ancona al Comunale, c'è una partita di andata ancora che non è stata ben digerita in casa Arezzo. Gli Amaranto si presentano mentalmente al punto giusto dopo il bel pareggio di Ferrara. Dall'altra parte c'è una squadra che invece non sta attraversando un bel periodo. Arriva un Ancona, fra virgolette, disperato che si trova a ridosso della zona pericolo. Se l'aspettava? Non me l'aspettavo, però disperato mi sembra una parola esagerata. Dai, sono una posizione sempre, direi, vista la possibile forbice, una posizione, insomma, diciamo, non proprio tranquilla, ma insomma, non sicuramente disperata. Lei deve fare i conti con due assenze in difesa che la costringeranno a delle scelte obbligate. Assenza dello stesso reparto è ovvio che sono scelte obbligate. E speriamo, ecco, che siamo talmente bravi da sopperire. Da Ferrara è uscita una squadra ancora più matura, che ha saputo nel momento più difficile dare il meglio di se stessa. Sì, ma non solo a Ferrara. Io credo sia un periodo che insomma, la squadra sta dimostrando d'essere squadra. Chiunque, credo, anche con 5, 6, 7 cambi rispetto alle formazioni precedenti, si sta dimostrando essere squadra. Inizia domani la parte finale della stagione, quella più importante. Sì, sono le ultime 10. Vediamo da che parte andare. È chiaro, con risultati nell'immediato sistemeremo subito il problema salvezza e potremmo andare a cercare altre cose. Se non avessimo risultati nell'immediato, è chiaro, ci portiamo fino in fondo all'incertezza.